metterci insieme. Abbiamo in linea, in collegamento Skype, Paolo De Maria da Conzano, Casale Monferrato, quindi siamo nell'Alessandrino. Buongiorno Buongiorno. Paolo. Lei è Buongiorno Alessandra. make-up, buongiorno, make-up artist and stylist. Abbiamo detto è dell'Alessandrino, ma in realtà per lavoro è sempre in giro. Il suo lavoro la lega al mondo dello spettacolo. Ci viene in mente il Festival di Sanremo e tanti altri contesti. Ma il suo comparto, come molti altri ovviamente, si è fermato. Non so dov'era quando ha avuto notizia del primo decreto Conte, ai primi di marzo. Allora, io i primi di marzo ero esattamente a Napoli quando ho ricevuto il decreto. Ho avuto un problema anche a tornare a casa perché per prendere un volo aereo, per arrivare a casa, è stato un po' un problema atterrare a Milano. Mi hanno scombussolato un po', ci abbiamo messo un po', anche perché era l'8 marzo, è arrivato il decreto, noi il 9 marzo ero ancora giù a Napoli, io dovevo tornare a casa e quindi avevo queste cosettine qua in mano e quindi era un po' un problema con i biglietti aerei per tornare a casa, perché c'era tutto l'afflusso del nord che scendeva giù al sud, io invece ero al sud e dovevo tornare su al nord e quindi c'era questo problema tecnico. Lei Paolo si occupa dell'immagine, del benessere, insomma, in gergo trucco e parrucco per quanto riguarda gli artisti, il mondo dello spettacolo in senso lato. Il suo comparto è fermo ad oggi, perlomeno da decreto, fino al prossimo 1º giugno, però nel frattempo si è mosso qualcosa perché la Regione Piemonte ha stanziato comunque soldini, 2.500 euro appunto per la vostra categoria, per poter tirare il fiato. Sì, siamo fortunati su queste cosine qua, meno male che arriveranno questi soldi qua, anche perché alzeranno un po' il morale a tante persone, anche a me alzeranno veramente il morale, anche perché nel mio settore io sarò proprio fermo fino a settembre, perché io lavoro da parti televisive, quindi concerti, parte della musica, televisione, quindi è tutto fermo questo settore qua. Ma fermo fino a data da non sapere, quindi meno fino a che non si possa partire, fino a settembre che non partiremo. E questo diciamo che è un disagio veramente grande. Però diciamo che la Regione Piemonte è stata l'unica regione che diciamo, ha fatto una cosa bellissima, ha messo a disposizione 2.500 euro, che sono tanti soldini, sommati anche agli altri che ci danno, quindi insomma riusciamo anche a stare a galla. Paolo, ascolti, allora sicuramente prima che ci mettano definitivamente il burka a noi donne, la mascherina comunque sia nasconde gran parte del viso. E insomma, siccome noi donne, come dire, siamo, si sa, no? Che insomma, ci piace comunque sia farci vedere al meglio e al nostro splendore. Come cambierà anche il make-up con la mascherina? Si valorizzeranno di più gli occhi? Allora, buongiorno. Allora, innanzitutto, senz'altro, verrà più visualizzato la parte occhi, diciamo l'asse occhi viene messo più in primo piano, verrà portato veramente a migliorare, sofisticato in questa maniera. Però io posso dire un piccolo aneddoto. Io quest'anno ero a Sanremo, avevo anche come, diciamo, cliente, avevo Mischietta. Mischietta, Sì. quando sono andato per andarla a truccare, Mischietta ha voluto il rossetto perché fa io prima o dopo la mascherina che devo toglierla intanto. Quindi io penso che voi donne siete sempre belle, prima cosa. Seconda Grazie. cosa, farete un bel trucco sofisticato sugli occhi e perché no? Il rossetto lascerete a interpretare gli altri con immaginazione quanto colore ci possa essere o Beh, Spazio vedremo. Spazio all'immaginazione. È all'immaginazione. vero, spazio Io confido sempre all'immaginazione. nell'arrivo di una mascherina che insomma è già stata studiata per motivi anche più nobili, penso ai sordomuti e quindi alla possibilità di avere una parte trasparente proprio Certo. perché anche queste persone possano dialogare in qualche modo. Per loro si chiude veramente la possibilità di parlare e in senso lato appunto si aggiunge la possibilità di ridere e sorridere non solo con gli occhi ma anche appunto con la bocca. Diventeremo delle arabe occidentali, insomma. Sì, speriamo che finisca presto anche questo, Altro perché che. comunque il mondo del cinema ieri ha aperto le prime porte e hanno aperto i primi backstage ieri, quindi a Roma ieri è partita una parte di backstage e quindi su queste cosettine qua ci siamo già mossi bene. Quanto dicono, a presto si muoveranno anche tutte le parti video.
quindi a sua volta, quanto ho sentito ieri, quanto ho parlato con dei colleghi al resto di Roma, hanno detto che autenticamente l'attore, l'attrice, nel momento del set tolgono la mascherina e tutti attorno hanno in sicurezza con mascherine. Quindi secondo il mio punto di vista penso che si muoverà tutto abbastanza presto e speriamo di trovare questo antidoto veramente al più presto possibile, perché siamo stufi di stare segregati in casa. Grazie a Paolo De Maria, grazie. In bocca al lupo. Ringrazio voi, ringrazio tutti gli utenti di Telecity, grazie a tutti, grazie. Un bacione a tutti.